un'edizione da record. Migliaia di persone hanno affollato Cannalonga per la Fiera della Frecagnola 2017, che ha chiuso i battenti ieri sera dopo 5 giorni all'insegna della gastronomia locale, della musica e delle tradizioni popolari. Quest'anno l'evento è stato inserito nel progetto Cilento in Fiera, finanziato dalla Regione Campania. La manifestazione si è aperta presso l'arco del Palazzo Torrusio, col banditore e con un mastro di festa impersonato dall'assessore regionale al turismo Corrado Matera. Particolarmente apprezzate le tradizionali baracche e diversi stand gastronomici, dove si è gustato il bollito di capra e altri piatti tipici cilentani. Tanti gli spettacoli musicali con i gruppi Manuel Scarpitta and Folk Band e Coros Mediterraneo, Baskim e Pina Speranza e Cilento Tarant, Valerio Ricciardelli e Tamuria Re, Peppe Cirillo e Antica Saxa, Cisal Pipers e Rit Antico, e dallo spettacolo del cantastorie Domenico Monaco, oltre ai suoni da Spromonte dai Rutum Bay. Vi ricordate quando veniva il pescivendolo, lo pesciaiuolo, nei nostri paesi era solito fare i cuppitielli con lo giornale, eh? Una signora si è attaccata a mezzo chilo realici e lo pesciaiuolo, ci sono mille cristiani a vedere a te. Se io parlo con te, con loro che fanno, damo? Allora, ma vivi pure tu, metti a conto. Lo pesciaiuolo pigliavo tanto a così le carta. Facette lo cupidiello e ingemenavo tre alici condate, una, roia e tre, pesavo mezzo chilo. E la signora recette ne voglio, ma che fai? Ma mi pisi solo carta, loco, pisi solo carta. E lo pesciaiolo recette ne signore, ma manco ve lo posso mettere in mano, lo pesce. E la signora recette, sire. Hai capito che non me lo puoi mettere in mano? Ma manco me lo puoi mettere in culo, capisci, solo carta. Grazie. Nel ricco programma dell'ente fiera, con il presidente Domenico Pizzolante e l'amministrazione comunale di Cannalonga con il sindaco Carmine Laurito, non sono mancati momenti di incontro e di confronto con il convegno sul significato culturale e sociale dello strumento tradizionale aerocordofonia presso la chiesa di Santa Maria Assunta. Questo evento ha radici molto antiche perché risale al 1450, quando ebbe inizio la tradizionale fiera di Santa Lucia che si svolgeva nel mese di dicembre. In quell'occasione i pastori si incontravano per vendere il proprio bestiame ed una capra veniva poi bollita e mangiata. La fiera della Frecagnola si tiene sempre il secondo fine settimana di settembre ed è molto più di una semplice fiera. Gli organizzatori, soddisfatti per la piena riuscita di questa edizione, che lo ricordiamo chiude tutte le manifestazioni estive nel Cilento, sono già al lavoro per la Frecagnola 2018. E la fiera della Frecagnola naturalmente spazio in questo mercatino del sabato, anche quelle che sono le produzioni del territorio cilentano. Buongiorno. Buongiorno. Siamo nello stand dei Moresani. Sì, dica Salvini. Ha bisogno di presentazione, insomma, un'azienda che da anni ha puntato sulla qualità. Sì, da 2 anni oramai siamo un'azienda certificata biologica, per cui sia sulla produzione animali che sulle produzioni vegetali. Ecco, possiamo presentare, ricordare più che presentare qualche vostro prodotto. Abbiamo questo cacio e ricotta di capra, noi siamo produttori del presidio Slow Food e oramai l'abbiamo anche certificato biologico. Cioè, dietro al cacio e ricotta c'è una storia, diciamo, di una parte di territorio che soprattutto riguarda la costa. Ecco, noi siamo un'azienda che ci troviamo sulla costa, per cui questo è un prodotto principalmente del territorio costiero. Ecco, ma la qualità premia? La qualità premia, dipende dagli ambienti, perché bisogna, cioè, insomma, voi adesso penso che camminerete lungo la strada della fiera, per cui ci sono tanti prodotti, tante cose. Certo, ci sono delle location dove sono organizzate per dare una visibilità e una promozione alle qualità, insomma.
e poi c'è una certa cultura che magari ha un'attenzione verso la qualità e poi magari c'è tanta roba, insomma, che ce n'è per, sì, ce n'è per tutti, no? Quindi diciamo quest'anno l'organizzazione della fiera ha puntato anche su questo tipo di ragionamento ed è premiante questa cosa, perché poi con il tempo sicuramente darà risultati. Direttamente da Petrosa alla Fiera della Fregagnola. Sì, salve. Allora, sono una delle sorelle Soffritti, è una conduzione familiare, la nostra azienda. L'agriturismo è vivo da 20 anni, ma l'azienda comunque è un'azienda di 50 anni. C'è un cambiamento nella nostra azienda perché c'è un ritorno ai grani antichi, infatti come potete vedere dall'esposizione abbiamo una serie di grani che coltiviamo in azienda, che trasformiamo, e come vedete c'è il pane che sta arrivando in questo momento, l'hanno appena sfornato, sì, ho detto portatemelo caldo che lo voglio far sentire il profumo ai miei ospiti. E anche il prodotto finito. Certo, abbiamo aperto anche uno shop in azienda dove noi vendiamo tutti i prodotti, tutto quello che vede, questa è una campionatura praticamente. C'è un prodotto che vi caratterizza più degli altri? Sì, è proprio quello che sta riprendendo in questo momento. Possiamo, allora sì, possiamo, ecco qua, sarebbe, se volete assaggiare. Certo. È il nostro cacio ricotta primo diciamo sale. Mai di no. Prego, accomodatevi. Allora, che cos'è allora? È il nostro... Questo, giusto? Sì, questo qui. Se può vedere, ha ricevuto anche un premio per eccellenza a Milano, abbiamo partecipato a questo concorso dell'ONAF ed è il nostro cavallo di battaglia. Ha ricevuto il premio? Sì, infatti, però niente, siamo molto anche per, miriamo per queste farine, quindi le trasformazioni, il biscotto, il pane biscottato, il pane, come potete vedere una serie di marmellate, ci divertiamo anche a fare qualche prodotto particolare, tipo... È bello vedere che dietro a questa azienda, come diceva lei, c'è una famiglia, la storia di una famiglia, ma soprattutto dei giovani, dei ragazzi. Sì, infatti, c'è mio fratello che cura la parte agricola, mia sorella è la casara e io ho lo stretto contatto con gli ospiti per far gustare i prodotti. A Petrosa di Ceraso. Petrosa di Ceraso, veniteci a trovare, Agriturismo alla Petrosa. Qui era Simona, giusto? Sì, io sono Simona. Buongiorno, allora cosa stiamo acquistando? Buongiorno. Signora, cosa stiamo acquistando? Buongiorno. Buongiorno. Un po' di formaggio? Ma sì. Vediamo. Quale le piace? Quale le piace? A me mi piace quello... Di capo. Di? Un po' piccante. Un po' piccante. L'accontentiamo questa signora? Vuole il formaggio un po' piccante? Accontentiamo tutti i nostri clienti. Qual è il formaggio un po' piccante? Tutto questo qua, tutto questo giallo è tutto piccante. Voi da dove venite? Piaggine, la mamma quindi. Del formaggio. Questa è tutta vostra produzione? Nostra produzione, sì. Nostra e dintorni. Allora, a chi non, per me che non sono l'intenditrice è tutto uguale, invece? No, non è tutto uguale, dipende dalla qualità, dalle forme, dal gusto. Quindi che formaggio abbiamo? Allora, abbiamo un misto capra e pecora, capra originale e dei caciocavalli ipotolici. Quando ha fatto? L'aspettami a me. Stiamo facendo la contrattazione. Signore, questa è di capra, non è piccante. Intervistate anche lei. La signora già ha detto vuole il formaggio di pecora. Eccolo. Ma non, questa è troppo stagionata secondo me. Vuole un po' più fresco. Ma lo volete per mangiare? No, per grattugiare. Noi non disturbiamo più, facciamo finire la contrattazione. Voi arrivate da? Casella in Pitteri. Anche voi qui alla Fiera della Fregagnola, tanti bei prodotti, sono tutte produzioni vostre? Sì, tutta la nostra produzione propria con diciamo, i prodotti a chilometro zero. Come si chiama l'azienda? Guzzo. Allora, signora Guzzo, mi presentate qualche vostro prodotto? Qua c'è l'imbarazzo della scelta, da dove venite? Caprino, che rimane un formaggio morbido da mangiare diciamo in una tavola. E poi abbiamo tutti la parte per la grattugia. Questi qua sì. Per la grattugia, qua l'abbiamo... sono un po' più stagionate. No, questo è un formaggio di pecora, sono tutti pecorini stagionati. Qual è poi il abbiamo... prodotto che vi caratterizza? Ce n'è uno in particolare? Il formaggio di capra, diciamo, che è il caprino, questo... che è naturale.
diciamo, proprio capra, non è mischiato con gli altri latti. Ecco, ma piace questo formaggio? Sì. Cercano i prodotti, no? Le nostre produzioni, sì. Sono ricercate. Sì, sono molto, diciamo, si è ritornato di nuovo ai, diciamo, ai sapori di una volta, i sapori di una volta che cercano, diciamo, sapori naturali. Ritorno al passato, i sapori naturali. Io vedo anche un bel barattolo di miele, sì. Questo abbinamento, insomma, sì, tra... miele con formaggi, comunque sono degli abbinamenti che stanno bene, anche come le marmellate, che se oggi non abbiamo. Quale vogliamo assaggiare? Il nostro operatore Giorgio Scelza, quale vogliamo far assaggiare? Lui è il buon gustaio. Formaggio di capra? Formaggio di capra, Giorgio? Ecco qua, allora... Lui il buon gustaio. Questa mattina a colazione formaggio di capra. Lei lo vuole assaggiare? Grazie, non dico mai di no, noi non diciamo mai di no, eh? Una bella colazione, grazie. Buon grazie lavoro. A voi, buona giornata. Siamo con Francesco qui alla Fiera della Frecagnola, nello stand della sua azienda, la fattoria del Certosino. Già dal nome è facile capire che Francesco arriva da... Padula. Dalla mitica Certosa di Padula. Che cosa caratterizza i vostri prodotti? La qualità e la convenienza. Noi abbiamo un allevamento di capre e trasformiamo il formaggio. Sono molto buoni. Ecco, ci ripresenti i tuoi prodotti? Sì. Abbiamo il formaggio fresco, che sarebbe questo, una semistagionatura e un formaggio stagionato, quasi un anno. Tu sei giovanissimo, sì. Quanti anni hai? 21. Sei cresciuto, insomma, in questa azienda, sì. Di famiglia. Sì, 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 sì. Vuoi fare questo? Sì, sì. Sì. Porterai anche delle novità, delle, sì, innovazioni. Siamo, infatti stiamo progettando dei nuovi formaggi che sono già quasi pronti da far degustare. Non valutare. Si chiede mai ad un produttore, ma c'è un formaggio che più ti piace? Un po' tutti? Sì, un po' tutti, però il formaggio fresco arrostito è molto buono. Ti capisco. Grazie. Prego, buona grazie. Giornata. Auguri. Signora Maria, anche voi qui alla fiera? Sì. Voi arrivate da... Montanantilia. E qua avete portato i vostri prodotti? Sì. Ecco, ce li presentate. Che cosa avete portato? A Canalonga, alla Fiera della Frecagnola? Sì. Alla mozzarella. Possiamo prenderne? Sì, facciamola, sì. Vedere. Facciamola. Questa la fate voi, la mozzarella. La mozzarella, eccola qua, nella mortella. La mozzarella. Col mirto. Apriamola così la vediamo bene, bene. Ecco qua, la nostra mozzarella. Ce la facciamo. Eccola qua, la mozzarella mortella di mucca. Sì. Perché è così buona? Fatta con il latte. È fatta genuino. Con il cuore, con la passione. Con il cuore, esatto. Poi, quali altri prodotti? C'è la ricotta fresca. Una bella ricotta. C'è il caciocavallo stagionato. Tutta la produzione. Sì, eccolo qua, qua ancora fresco, esce il latte. Fresco, sì, esce ancora il latte, sì. Poi abbiamo qualche salume. È bello vedere, questa è un'azienda di famiglia. Sì, sì. Così, come dire, si vede ad occhio che è una bella produzione familiare, insomma, si punta sulla qualità e non solo. Qualità, esatto. Sulla, sì, sulla qualità è vero. Grazie. Buongiorno, cosa abbiamo comprato? Preso due, origano. Origano alla Fiera della Frecagnola. Sì, solo per fare un po' di pollo al forno e niente. Sai quanti anni? Allora, vediamo questo signore qua. Buongiorno, buongiorno. Allora, una bustina 3 euro, due bustine 5 euro. Ce l'ho, ma me ne hanno portate. Ah, non compriamo l'origano. No, voi no, siete no. Di Canalonga? Sì, di Canalonga. Sapete quanti anni ho? 91 anni. 91. Gesù Cristo mi ha aiutato pure a voi, ad aiutare. Quindi 91 fiere abbiamo fatto. Ma perché è bella questa fiera? Voi siete di Canalonga. Avete visto? Ma perché? Perché? Che bello, insomma. Perché è bella la Fiera della Frecagnola? È antica. Prima si passava qui in cesto in destra. Però c'è tanta bella gente anche oggi. Come c'è da tutto. È sempre una festa. Allora, noi eravamo sette fratelli, sette figli, con mia,
prima tutti tenevano a massarire animali, cose, ma se ne facevano cose belle, pane, fusilli, se lavorava qua la zappa, se metteva con faucione, tutto questo. Come sta andando? Bella, bella. Sei troppo bella. Solo tempo se non vuoi. Ti manteniamo le nuvole. Allora, dobbiamo come sempre parlare. Nano, avete? Nacche. Eccole qua, facciamole suonare. Venite alla fiera. E queste qua le avete fatte voi tutte? Tutte io. Le palette, poi? Tutte a mano mia. Facciamolo suonare questo. Eccolo qua. Eccolo qua il fischietto, poi. Ma stai noto. È vero, è vero. Allora, ma questi giovani vi seguono? No. Noi quello che facciamo noi, che se il giorno non do manco sonno. Quando siamo morti noi finisce tutto. No, ma noi siamo sempre qua, pure l'anno prossimo. Ma diciamo, ma non lo seguo. Bella mia, tanto tu bella mia di un me, sono per te.